Arrivo. Come andiamo? Andiamo bene. Quale buon vento vi porta qui oggi? Per controllare un po' la pressione, vedere come nasce, cambiare anche qualche chiacchiera che fa sempre bene. Sempre piacere. Andiamo al numero 3. Andiamo, sì. Conoscete la strada? Prego, prego, apri pure. Accendiamo la luce. Giovanni e Giuseppe sono delle pietre miliari, penso, di Ponticelli. Mi hanno raccontato l'evoluzione, mi hanno raccontato da dove l'hanno visto loro, il quartiere, a dove è arrivato adesso. Molte volte ho sentito nostalgia nei loro racconti. Erano legati ad una dimensione più umana, erano legati ad una dimensione molto più conviviale della vita del quartiere. Ecco, tutto questo si sta perdendo. È anche un modo per tenere vivo quello che è un patrimonio, le biblioteche, le persone, gli orti che resistono, sono tutti patrimoni di questo posto. Guardi che bello orticello, vedi? Qua ci sono i pomodori, ci sono le tutto. Ci sono i piselli, i zucchini, hanno piantato, vedi? Vedi, è tutto recintato, ognuno ha il suo pezzetto di giardino. E questi qua che cosa sono? I zucchini. Super doc, super italiani, prima di tutti hanno capito come potrebbe funzionare al mondo, no? Come potrebbe funzionare il mondo, ecco, perché tante volte uno pensa che i giovani possano capire prima, invece poi la normalità dell'integrazione, quando le cose accadono, punto e basta. Per me sono la testimonianza vivente che è tutto molto più semplice. A volte i signori, diciamo, di bella scura, qualcuno ci risponde, qualcuno no, insomma, qualcuno vuole il colloquio, qualcuno vuole stare solo. È anche normale, perché non so da dove vengono, stanno solo qua in Italia, non hanno tutte le opportunità per il dialogo e per cose. Siamo pur sempre nel primo quartiere di Europa che si è ribellato al nazifascismo, quindi qualsiasi cosa sia successa e succederà su questo quartiere, hanno tante medaglie che possono mettersi al petto. Ammessi che ce lo danno. Questo è un pezzo di terreno così. Non è che così, lo no, fa, che è uno che si mette qua, perché poi mi chiede danno una quantità che non ce la fai a coltivare. Un pezzetto tanto per fare qualcosa. Vedi che sono piante di carciofi. Vedi qua piante. È un diversivo in più. Esatto, siamo come un avanzo. Questi sono i peperoni, vedi? Piante di peperoni. Questi sono fave. Questi sono pomodori, questa fave. Questa più alta sono fave. Quando incontro queste persone che hanno avuto la possibilità di intanto raccontarmi queste storie, ma a volte anche di viverle, ho il dovere di raccoglierle e soprattutto ho il dovere di fornire la migliore assistenza possibile di cui siamo capaci. Qua sono le panchine dove... Cioè, quelle panchine, quando si riposano. Il tavolino dove mangiano, tutto il secchio della spazzatura, dove buttano dentro, non stanno mantenendo pulito.